Forse 40 anni fa il termine Europa esercitava ancora un grande fascino, evocando il concetto di fortezza europea, quasi sinonimo di cristianità. Ora, anche dopo la pessima riuscita delle istituzioni di Bruxelles e di Strasburgo, il concetto di Europa, Europa Unita, Comunità Europea, si lega piuttosto a un centralismo ateo e ferocemente progressista, pronto a imporre ai singoli paesi leggi contro natura create da burocrati lontani dalla vita reale. Ma già 40 anni fa c'era una voce che criticava fortemente il concetto stesso di Europa, identificandolo con quello di modernità nel senso negativo del termine. Era quello di Francisco Elias de Tejada, filosofo giusnaturalista, filosofo della storia e storico di cui è da poco caduto il centenario della nascita. In Italia è noto soprattutto per la monumentale opera storiografica dedicata a uno dei periodi più bistrattati sul quale pesa un pregiudizio negativo, il periodo cosiddetto spagnolo, sul quale la storiografia italiana, da Manzoni in poi, fa ricadere tutti i mali della penisola. Nato a Madrid ma legato alle proprie origini dell'Estremadura, giovanissimo raggiunse la cattedra di diritto naturale presso l'Università della Murcia, sarebbe poi passato a Salamanca, a Siviglia e quindi a Madrid. Assieme a Rafael Gambra e Alvaro Dors, rappresenta una delle cime del pensiero carlista, il movimento tradizionalista spagnolo che non si limita ad agitare le pretese dinastiche al trono di Spagna del legittimo successore Don Carlos, ingiustamente posposto alla nipote liberale Isabella di Borbone, ma che incarna il più puro pensiero politico tradizionalista cattolico. La sua visione storico-politica individua la presenza di cinque fratture che portarono dal mondo medievale cristiano a quello moderno e ateo. La cristianità muore perché nasca l'Europa, quando questo perfetto organismo si infrange dal 1517 al 1648 con cinque fratture successive: la frattura religiosa del protestantesimo luterano, la frattura etica con Machiavelli, la frattura politica per opera di Baudin, la frattura giuridica con Grotius e Hobbes e la frattura definitiva del corpo mistico cristiano con i trattati di Westfalia. Dal 1517 al 1648 l'Europa nasce e cresce e nella misura in cui nasce e cresce l'Europa la cristianità si indebolisce e muore. Con lo scisma di Lutero scompare la vecchia Europa, sorta e unita grazie al cristianesimo, la Christianitas Maior, e rimane la Christianitas Minor, cioè le Spagne, che continuano a difendere la fede a questo punto non con l'Europa, ma contro di essa. Pensiamo alla Francia di Francesco I, che cerca accordi con il sultano turco in funzione nazionalistica, scegliendo cioè un alleato islamico contro un nemico cattolico. Come filosofo del diritto, oltre a occuparsi della relazione tra diritto, morale e politica, lasciò erudite considerazioni sulla conoscenza giuridica, affermando la supremazia della prudentia iuris, la giurisprudenza intesa come conoscenza filosofica, sulle conoscenze tecniche e puramente scientifiche. Inoltre studiò le cause delle differenze tra i popoli, valorizzando la tradizione rispetto alla nazione e lo sviluppo del modello istituzionale della monarchia tradizionale, cattolica e rappresentativa. Infine, nella storia delle idee politiche, ha perseguito con zero l'indagine del concetto di Hispanidad, nel senso ampio e prenazionale che esprime la parola, che fu lui a rilanciare, di Spagne, al fine di rinvenire il suo cammino nel tempo. Per questo si interessò non solo ai costumi giuridici della propria terra, ma anche a quelli dei più svariati universi culturali, come Scandinavia, Estremo Oriente, Africa Nera e molti altri ancora. Il suo enorme studio sul diritto naturale, 2000 pagine, fu interrotto dalla morte, avvenuta a Madrid a soli 61 anni nel 1978, e lo stesso avvenne con la storia della letteratura politica delle Spagne. Rimane però la base del suo pensiero politico, rimane come uno degli archetipi del tradizionalismo ispanico, di radice cattolica e di matrice tomista, legato alla cultura giuridica de fueros, i diritti tradizionali locali e quindi opposto alla cultura centralista di matrice europea.
Tra le molteplici attività dell'instancabile professore si contano la fondazione del Consiglio di Studi Ispanici Filippo II, tuttora attivo anche in Italia, e, come accennato, la monumentale storia del pensiero politico nel Regno di Napoli in 5 volumi, la cui traduzione in lingua italiana è stata da poco pubblicata dalla casa editrice Controcorrente. Si tratta di un'opera che ribalta completamente il giudizio negativo sul periodo spagnolo, dimostrando attraverso l'analisi delle opere pubblicate l'esistenza di un pensiero ispano-napoletano che si opponeva alla cultura atea, totalitaria e anticristiana della modernità, quella per intenderci di Machiavelli, Campanella e Giordano Bruno. Lo studio di decine e decine di autori, meno famosi ma non per questo meno importanti, permette dunque di dare un giudizio completamente diverso su quello che in realtà fu uno dei periodi di massimo splendore del Meridione, al contrario di quanto ci viene gabellato a scuola. All'iniziativa della casa editrice Controcorrente di tradurre l'intera opera storiografica di Francisco Elias de Tejada su Napoli si affianca la nascita di una collana che intende riproporre i testi originali che lo studioso spagnolo cita per estratto. Il primo volume è il trattato di Francesco Lanario, Il principe bellicoso, edito dal Club di Autori Indipendenti, la risposta cattolica che la Napoli ispanica dette alla morale principe di Niccolò Machiavelli.